Ragazzi, a me ormai, mi viene da ridere. Cioè, c'è un fallo grosso quanto una casa per il Benfica. Evidente perché il giocatore di Benfica stoppa la palla, come potete vedere, e praticamente il difensore dell'Inter gli va sulla schiena e gli dà una spinta con ginocchio, mani, tutto, e lo schiaramente a terra. Niente, l'arbitro ha finito niente, il VAR sta spento. Contropiede dell'Inter, ragazzi, gli regalano un altro rigore in Europa. L'ennesimo rigore, ragazzi, perché il difensore toccasi la scarpa di Thuram, ma lui che fa? Butti il piede all'indietro e poi si tuffa. Prime video, il bello che non riesco a smettere di ridere. Il bello è che Prime Video non fa parlare dell'episodio, non fa vedere il fallo precedente, fa finta che non esiste il fallo precedente, fa vedere solo il rigore e il cameriere dice: sì, pensate che fosse simulazione, però in realtà il piede lo tocca. Il piede lo tocca, ma lui butta il piede all'indietro e si tuffa. Allora non basta che ti tocco e rigore. Prima non danno un fallo al Benfica e poi gli regalano il solito rigolino, ragazzi. Ma più evidente di così, come deve fare, ragazzi? Questi qua ormai cioè, rubano a tutto spiano, hanno in mano ormai tutto il calcio mondiale. È una piovra, è un cancro, ragazzi. Prima o poi bisogna fargliela pagare, dai, basta, non se ne può più, dai, non se ne può più. Ormai sono diventati veramente ridicoli. Ragazzi, è sempre fino alla fine, forza Juventus, e meno male che non sono nato interista. Fatemi sapere cosa ne pensate commentando il video. Anche voi, perché a me sembra abbastanza evidente.